Gentili telespettatori, buona giornata. Rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 giugno 2024. Il Corriere della Sera, Europa intesa sulle nomine. Von der Leyen, Costa, Callas, domani alla prova del voto del Consiglio dell'Unione Europea, la strategia della Premier. E Meloni attacca il PD, Schlein, continueremo a vincere. E poi vediamo Assange che torna libero e Biden chiude il caso. Vediamo adesso la Repubblica che titola oggi: Bruxelles, Unione Europea, accordo senza Meloni, popolari, socialisti e liberali siglano l'intesa, Ursula von der Leyen sarà di nuovo presidente della Commissione Europea. Costa guiderà il Consiglio, Callas responsabile degli esteri, Palazzo Chigi nell'angolo tratta su una delega di rilievo. La Premier al PD, toni civile, Schlein, perdere è dura, mentre le amministrative, la carica delle sindache nei capoluoghi, vincono le donne. E poi vediamo Assange libero, patteggia con gli Stati Uniti. Lo sfogo di Spalletti ha valore anche il secondo posto. E adesso vediamo La Stampa che oggi titola: vertici Unione Europea, accordi senza Meloni, raggiunta l'intesa Scholz-Macron-Tusk, offerta a Roma una vicepresidenza, Fitto il candidato più forte. Patto sulle nomine, bis di von der Leyen, Costa al Consiglio, la Premier irritata valuta l'astensione. E poi vediamo l'analisi: la destra, i ballottaggi e la regola di Belzebù. E poi vediamo il ritorno alla vita, un capo espiatorio di nome Assange. Il fondatore di WikiLeaks patteggia la pena e viene scarcerato, può tornare in Australia. E poi vediamo il pomodoro low cost che inquina il mercato, le frontiere del cibo, e poi si parla appunto di caporalato e di quello che abbiamo visto in questi giorni. Adesso andiamo a vedere il Fatto Quotidiano che titola: pacchia finita, ma per Meloni voterà Ursula insieme al PD. La Meloni accusa i 5 Stelle, ma tace sui suoi. E poi Guardia di Finanza, Toti coprì i cellulari per sé e per Signorini. Assange libero, ma costretto a patteggiare per la vita, delitto di cronaca. Cronisti degli Stati Uniti allarmati dagli scoop divenuti crimini, però le nostre grandi firme trattano Julian da delinquente. Colpevole di giornalismo, secondo il Fatto Quotidiano. Andiamo adesso a vedere il Messaggero, che titola: nomine Unione Europea, l'offerta all'Italia, accordo tra popolari, socialisti e liberali sugli incarichi di vertice per von der Leyen, Costa e Callas. Fuori i conservatori, gelo Meloni, garantita una vicepresidenza esecutiva, ma minaccia di astenersi. E poi Sud, sia la proroga degli sgravi sul lavoro, ma il centro rallenta, poca innovazione, via libera di Bruxelles, aiuti per 14,3 miliardi. Riparte lo scontro, la Premier sferza la sinistra, Schlein dice fugge dalla sconfitta e cerca di cambiare discorso. Destra e sinistra all'attacco di Macron, e a tale la Francia si gioca la pelle.
andiamo a vedere adesso la verità. La verità ci dice che la sinistra si esalta per nulla, ma la destra ha un problema. Reazioni comiche dopo l'esito dei ballottaggi, la Schlein parla di trionfo e di vento cambiato, in realtà dal voto per le europee che ha premiato i partiti di governo sono passati 15 giorni e quello resta il quadro. Però è vero che nelle città Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega devono trovare candidati più credibili. La Meloni accusa sulle riforme di guerra civile delle opposizioni. Il piano di Trump per mettere poi fine al conflitto, scarcerato Assange, la Clinton è invece era contraria. PPE, PSE e liberali tentano il colpo di mano in vista del Consiglio europeo di domani, raggiunta l'intesa per Ursula bis con il socialista Costa al posto di Michel, ma senza i voti di Fratelli d'Italia i numeri ballano e il nostro premier chiede un commissario di peso. Andiamo a vedere il giornale che titola in prima pagina nomine Unione Europea, l'Italia valuta l'astensione su Ursula, la trattativa, irritazione della Premier per l'accordo su von der Leyen, Costa e Callas. Svolta nel mondo del lusso, Cucinelli a sorpresa, il governo è promosso, sfogo della Meloni sulla sinistra, Assange torna libero e nel decreto salva casa entra anche il salva Milano, l'emendamento chiesto dalla Lega. Vediamo adesso Libero Quotidiano, che oggi l'accusa di Meloni alla sinistra, alla Premier, l'opposizione evoca per me Piazzale Loreto e stila liste di proscrizione, a sinistra ribattono, vittimismo, ma l'elenco è lunghissimo. E poi interviste sdraiate dei media amici, ma l'Ungheria le dichiara guerra, l'aria fa comizi dal balcone, Orban si infuria. E poi vediamo che buon segno, Spalletti ha fortuna e ora può cambiare gli europei. Andiamo a vedere adesso il Tempo, che però è la pagina di ieri. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.